La disco regime fondamentalmente è quell'idea della Milano da bere imposta. Anche un po' demodé, un po' anni 80. Per legge, cioè lo Stato che impone a una nazione intera quell'idea di pensiero. L'appetito, la pappa è pronta. Un po' più spinto, fa un po' più muovere con le sue sonorità. Disco regime, nuovo disco di Icobuscia, in uscita ottobre 2011. Un'etichetta che ci supporta e conforta, la Telesonic. Un marchio molto particolare, nel senso che è un marchio, già dal nome si dovrebbe capire, la parola Tele e la parola Sonic si fondono con i manici della forbice in uso, diciamo, dai sarti. Poi c'è questo ago in fondo che fa da sottolinea la parola, ed è un laboratorio fondamentalmente. Dopo anni di stasi, uscito nel 2009, Dinosauri, con il materiale vecchio, e decidiamo di lavorare su pezzi nuovi. Sonorità decisamente elettroniche, influenze wave, new wave e anche un po' di rock. Italiano, per quanto sembra che una definizione di questo genere sia un po' una bestemmia, però vabbè, noi abbiamo provato a renderlo in una maniera un pochino più interessante. Di una sorta di regime dove una palla da discoteca fondamentalmente serve a coprire tutti i problemi rimangono, ma la palla copre, per così dire, tutti i problemi. Testi che parlano dei tempi odierni, di società, ma anche di una condizione molto individuale, intima in qualche modo. Primo singolo sarà Cappio Lavoro, è un brano che in cui si sente la produzione di Paolo Noyes dei Pancras, che ci ha messo anche la sua chitarra e un sacco di idee. Io credo che, tra l'altro, Paolo ci aveva dato la possibilità di, se così si può dire, di raggiungere una maggiore immediatezza dal punto di vista dei suoni. Io credo che Disco Regime abbia la possibilità di essere anche immediatamente fruibile, per quanto può esserlo Icobuscia, che è sempre abbastanza indigesta. D'altronde noi la musica di intrattenimento, la musica di evasione non è che ci interessi molto, forse non siamo neanche capaci di farla, non lo so. Ci interessa più la musica di invasione, quella che arriva e ti crea anche forse una forma di disagio, di pensiero.